fare un altro mestiere. Quindi questo sistema, lo dico per i rappresentanti, non è più sostenibile. Signori, noi rischiamo, ve lo dico con senso, o di non avere più le farmacie nelle zone rurali perché non stanno più in piedi perché chiudono, ovvero, soprattutto con l'arrivo del capitale, voi vi troverete di fronte a una situazione per la quale la farmacia, gestire il farmaco convenzionato non è più conveniente. E voi gli esempi di questo tipo ce li avete, andate negli Stati Uniti, andate in Inghilterra, voi trovate delle farmacie che sono lunghe tanto, al fondo a sinistra di un gabbiotto vi trovate il farmacista che dà le prescription. Vogliamo arrivare a un sistema di questo tipo? Vogliamo arrivare? Non credo che sia interesse di nessuno. Allora bisogna trovare un punto di equilibrio. Le farmacie garantiscono il controllo. Mi è molto piaciuto l'intervento del vicepresidente Viale quando ha parlato della trasformazione tra la distribuzione diretta distribuzione per conto. Voi tenete conto che lei in provincia di Imperia aveva una delle realtà che era portata come fiore all'occhiello insieme all'Emilia Romagna della distribuzione diretta. Lei ha dimostrato, l'assessore Viale l'ha detto lei, quindi non credo che... andando a riequilibrare attraverso la distribuzione per conto risparmiava, ma non risparmiava rispetto a una realtà di quelle che sono sempre considerate scadenti, ma risparmiava rispetto a una realtà Imperia che era considerata un fiore che veniva, aveva addirittura quella collega preso il premio, mi ricordo, un anno, come la farmacista pubblica più efficiente, più efficace dell'anno. Quindi ha dimostrato che io non sono contro la distribuzione diretta dei farmaci tu curo, perché esistono dei farmaci secondo me che è giusto dare in diretta. Alcuni farmaci si consumano in loco, alcune volte il paziente torna in modo ricorrente. Il problema è che con questo spostamento, e se si ripercuoterà con lo spostamento del fondo dalla convenzionata alla distribuzione diretta e per conto, cosa che se io fossi l'industria vorrei, perché è giusto, perché dicono qua da una parte si risparmia, dall'altro non si spende in farmaci innovativi. Il sistema delle farmacie rischia di saltare. Qual è secondo me la soluzione? Perché poi non può essere la mentalità. Bisogna rivedere il meccanismo di remunerazione delle farmacie. Se noi sganciamo il meccanismo di remunerazione del farmacista e delle farmacie dal prezzo del farmaco, addirittura paradossalmente rendendolo controinteressato, faccio una provocazione rispetto al prezzo del farmaco, operazione che in molti posti è stata fatta anche con i medici di medicina generale, per esempio, dove sulla base di un'appropriatezza di prescrizione si davano dei premi, quindi noi siamo anche disposti a metterci in gioco in questo senso. Noi avremo il sistema delle farmacie, cominceranno le periferiche, ma con le catene diventeranno anche le centrali, le più alte, le più accettate, perché non saranno più interessate a distribuire il farmaco convenzionato. Lo Stato rischia di perdere il servizio farmaceutico sul territorio, e quando una cosa la si perde si capisce quanto vale. Io credo che in termini di governance, parlando di governance, sia urgente, impellente, e lo dichiaro pubblicamente, non firmerò Ceramaritati, non firmerò mai nessuna nuova convenzione se non si metterà anche contemporaneamente mano al modello di remunerazione delle farmacie, perché senza il cambio del modello di remunerazione lo Stato, sono convinto non solo come presidente dei farmacisti, ma sono convinto anche come cittadino ed ex amministratore pubblico, lo Stato perde una grande opportunità, perché le farmacie, soprattutto le più periferiche, ve lo dico, chiuderanno, e non lo sto dicendo, portando dei numeri, e quelle centrali non saranno più interessate a distribuire il servizio sanitario nazionale. Io ho fatto una volta in una riunione in cui ho convinto anche dei rappresentanti del governo, discutendo della famosa faccenda delle farmacie non convenzionate, ho detto al collega rappresentante del parafarmacie: facciamo una cosa, guarda, la convenzione al mio paese prenditela tu, che la farmacia non convenzionata la faccio io, però non faccio più i turni di notte, non garantisco più un certo numero di collaboratori, e i rappresentanti del governo che hanno preso sono stati colpiti da questa cosa. È troppo facile fare la farmacia non convenzionata, perché guardate, in questo momento la convenzione per molte farmacie è vero che è un'opportunità, ma può essere anche un peso. Stiamo perdendo tutti insieme,
come cittadini un'opportunità. Rivediamo velocemente questo meccanismo di remunerazione, che può essere una grande opportunità per la governance. È una proposta completa e ho terminato. Grazie. All'arme mica da poco questa cosa, quindi non lanciamo la palla. Le cose come stanno, quindi non è che ho... Infermieri, bravo. Intanto approfitto del contesto di Motore Sanità, che è un po' un laboratorio di idee, di pensiero, per condividere anche non solo criticità ma anche prospettive. Rispetto al patto per la salute, quello che è stato, quello che sarà, e alla sostenibilità del nostro sistema sanitario, mi sento di dire questo. Intanto ho molto apprezzato la prolusione che ha fatto Maritati su quello che, sui, il verde e il rosso di quello che è stato realizzato del patto per la salute 2014-2016. Ritengo di evidenziare come il rosso era soprattutto la parte sociosanitaria e la parte territoriale. Quindi intanto un appello, gli ospedali ci siamo sempre occupati, perché la nostra storia organizzativa ci insegna che le sperimentazioni più importanti, i ragionamenti più importanti non li abbiamo sempre fatti su una gamba del sistema sanitario nazionale, che è l'ospedale, che sono le strutture sanitarie per acuti. Tant'è vero che il decreto ministeriale 70 sugli standard ha visto la luce e ha chiamato in gioco tutte le regioni e tutte le strutture e i rappresentanti per lavorare in questo senso. Non si è realizzato tutto, però molto è stato fatto. I rossi erano prevalentemente la parte sociosanitaria. Non perché io abbia particolarmente a cuore l'accordo Stato-Regioni sugli ospedali di comunità, anche, però questo era un impegno, e ringrazio l'allora ministro Lorenzin, perché nel patto per la salute era ben delineato, insomma, e ripreso poi anche negli standard. Però ecco, evidentemente c'è qualche riflessione ancora da fare in maniera più importante sulla parte sociosanitaria e territoriale, perché lì i rossi sono significativi. Tra l'altro mi sento di dire sono significativi proprio per quella parte di assistenza sanitaria e sociosanitaria che ci chiama in causa direttamente in maniera importante, perché oggi i bisogni di salute, io non mi stancherò mai di dirlo, sono fuori dall'ospedale. I bisogni sociosanitari, i bisogni di continuità, i bisogni di presa in carico, i bisogni dei cittadini e delle loro famiglie, di definizione di un percorso di presa in carico ed evitare che sia il cittadino a farsi il suo percorso, sono fuori dall'ospedale per acuti. L'ospedale per acuti deve essere eccellente, deve restare eccellente, deve diventare eccellente dove non lo è, ma con una mission che è ben definita. Forse occorre e auspico che il nuovo patto per la salute riprenda, per non partire sempre da zero, e rimetta un po' a punto tutta la parte sociosanitaria, che tra l'altro mi tocca direttamente per la professione che ho l'onore di rappresentare, perché se intravedo un ruolo innovativo e propositivo degli infermieri lo vedo più sul territorio, proprio perché l'ospedale ha una struttura che ormai è data e se parliamo di ospedali per intensità di cura, per complessità assistenziale, le esperienze ci sono, i punti di forza e i punti di debolezza sono stati ben identificati, probabilmente si può ancora fare qualcosa, tipo le piattaforme, però devo dire che quello mi sembra consolidato. Sul territorio il ruolo degli infermieri è un ruolo che Fiorenzo sa bene, insomma, con la federazione dei medici, con la federazione dei farmacisti, con i sindacati maggiormente rappresentativi ne stiamo parlando, devo dire anche in maniera abbastanza concreta e propositiva. Abbiamo un tavolo permanente aperto, paritetico con la Fronceo, ad esempio, per dibattere il tema dell'urgenza e emergenza, e stiamo condividendo un ragionamento che non è facile, che è stato un po' difficoltoso all'inizio, ma devo dire che da entrambe le professioni sembra, insomma, adesso abbastanza proficuo, un ragionamento anche per essere un po' di stimolo alle istituzioni, provare a dire noi professioni come stare insieme, ad esempio su alcune questioni importanti, tipo il tema dell'urgenza e emergenza, ma anche tipo il tema delle cure territoriali. Il tavolo, il documento degli ospedali di comunità è fermo per il solito problema che bisogna capire come ricollocare eventuali equilibri. Il dialogo è sempre aperto, stiamo provando a riflettere
partendo da quelli, dai bisogni dei cittadini, dai bisogni del sistema sanitario anche per la sua sostenibilità e sopravvivenza, e poi di conseguenza ricollocare le professioni. Quindi un ruolo che è a mio avviso di assoluta evoluzione e prospettiva anche nella direzione che stiamo andando a definire insieme al Ministero della Salute e al Ministero del MIUR, riprendendo i ragionamenti della precedente legislatura, cercando un po' di andare avanti in questo percorso, che è il tema delle specializzazioni infermieristiche. Adesso più che di competenze specialistiche preferisco parlare di specializzazioni infermieristiche, perché questo sarà un po' il tema del futuro. Penso soprattutto a questi due ambiti, le cure territoriali e l'area dell'urgenza e emergenza. Quello che stiamo provando a delineare è una modifica della laurea magistrale verso le aree cliniche, quelle riprese anche nei nostri documenti precedenti del Ministero della Salute, quindi le sei aree: medica, chirurgica, delle cure territoriali, urgenza e emergenza, materno infantile, ma addirittura, e quindi poi con i master di primo e secondo livello, ma addirittura iniziare anche a riflettere di qualche scuola di specializzazione post laurea magistrale su alcuni settori particolari, perché la qualificazione degli infermieri riteniamo sia un tema importante anche di politica sanitaria, considerando la modifica dei bisogni di salute, ma anche la modifica dei dati epidemiologici e anche demografici delle professioni sanitarie e delle popolazioni sanitarie. Dico questo perché provo a fare un esempio che non è banale, ma che insomma noi al congresso di marzo del 2018 avevamo iniziato una riflessione con l'allora direttore dell'AIFA, professor Melazzini, sulla possibilità per gli infermieri della prescrizione non farmacologica, ma ad esempio di presidi e ausili per l'assistenza. I nostri infermieri stomaterapisti da sempre suggeriscono che tipo di presidi devono essere utilizzati, e poi però lì si ferma. Io però la metto su un altro aspetto. Il nostro paese spende, non c'è Mario Del Vecchio, quindi lo posso dire perché sui conti è sempre quello che entra nel merito. Il nostro paese spende al giorno 1 milione di euro per i presidi per la sorvenza, per l'incontinenza, prevalentemente palloni. 1 milione di euro al giorno. Se poi contiamo anche tutto sommerso che c'è, perché il problema dell'incontinenza è sia quella, come dire, per cui ci sono le unità pelviche, benissimo, multidisciplinari, quindi problemi oggettivi, sia maschili che femminili, ma voglio dire tutta la parte socio-assistenziale. Cioè forse non abbiamo ben presente che quando una persona viene messa in una struttura assistenziale, due cose si fanno subito, ahimè, in parte per problemi organizzativi, assistenziali, organici e quant'altro: carrozzine e padrone. 1 milione di euro, 365 milioni di euro, più tutto sommerso delle persone che evidentemente ancora con un problema di stigma hanno problemi a rivolgersi allo specialista e quindi fanno da soli. C'è uno studio, non recentissimo, però della metà degli anni 2000, dove in una struttura residenziale un direttore generale infermiere ha promosso uno studio e introdotto delle scale di valutazione della dipendenza degli ospiti e correlate ad altre capacità cognitive degli ospiti e correlate anche ai livelli di staffing, quali quantitativi, dove in un anno si è ridotto del 60% il costo dei pannoloni, è aumentata la appropriatezza assistenziale, sono diminuite le lesioni da pressione, le lesioni cutanee. Quindi evidentemente, voglio dire, degli spazi per utilizzare, lo dico pro domo mia, la professione infermieristica in maniera diversa e più, come dire, più attuale rispetto al sistema salute, credo che ci siano. Questo non vuol dire portare le spazio a qualcun altro, ce ne vediamo bene, vuol dire però stare in gruppi multiprofessionali dove, ad esempio, non credo si faccia un torto a nessuno se alcuni presidi ausili per l'assistenza possono essere gestiti in accordo con i medici di famiglia e con i farmacisti e con gli specialisti anche ospedalieri territoriali in maniera diversa. L'ultima cosa che mi sento di dire, visto che l'intervento di Marco Cossolo è stato anche intrigante da questo punto di vista, la spesa in Italia farmaceutica non è importante solo per la
deciso essere migliorate, perché dopo ci troviamo la protesi acustica di ultima generazione digitale data alla religiosa 92enne ricoverata in una struttura per anziani che è nel cassetto, o insomma altre modalità dove quando si entra in casa magari in assistenza domiciliare si trovano locali interi stipati di materiale che viene dato sulla base di uno storico, poi non c'è un controllo, insomma, come dire, ritengo, se vogliamo è banale, però insomma, ritengo che magari un po' più di qualche idea in più sul monitoraggio e la valutazione anche di queste sia autorizzative sia anche come dire di consumo su queste, su questa partita di protesica di integrativa potrebbe essere utile. E quindi chiudo dicendo, noi infermieri ci siamo, dico alla politica, alle istituzioni, ai direttori generali, alle altre professioni sanitarie, usateci, usiamoci anche in maniera diversa, più produttiva, più appropriata. Ripeto, non è una questione né di primazie professionali, perché chi mi conosce sa che non l'ho mai fatto questo ragionamento, ma è una questione di modelli organizzativi innovativi e di bisogni di salute dei nostri cittadini e di tutela e di crescita di un sistema sanitario nel quale io lavoro, ci credo e di cui sono orgogliosa come cittadina italiana. Grazie. Ecco, sentiamo il senatore Andrizzi che ci ha raggiunto. Il dottor Orlandi. Buongiorno a tutti. Io sono tra coloro che ritiene che il servizio sanitario è un punto di forza di questo paese. Un paese in difficoltà, non si capisce perché ogni volta lo affrontiamo con questa, diciamo, con questo senso anche un po' di preoccupazione, di angoscia. Quando in un'organizzazione c'è una cosa che funziona rispetto agli altri modelli europei, e rispetto alle risorse che investiamo, beh, qualsiasi logica ci indurrebbe a cercare di migliorare e metterci anche qualche risorsa in più, perché la sanità, voglio ricordare, il servizio sanitario universale, equo, che comunque cura ancora indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla regione, dalla residenza, sostanzialmente con 1.800 euro qualcosa più pro capite, è quasi un miracolo. Noi siamo, per esempio, come diceva Antoine, forse un calabrone, un po' ingrassati, sì, con le ali piccole, ma che riusciamo ancora a volare come Regione Umbria. Riusciamo anche a volare perché, indipendentemente dall'ingegneria istituzionale, abbiamo sempre programmato, cercato di fare quello che poi sono gli elementi, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutte le preoccupazioni, quello che poi stiamo dicendo. Noi la farmacia dei servizi l'abbiamo fatta negli anni 2000, cioè già il CUP, già il pagavamo, cioè cercavamo di affrontare certe problematiche nel 2000. Io mi ricordo che le prime prenotazioni, le prime distribuzioni di rete le facemmo 20 anni fa, ormai siamo nel 19, insomma, e abbiamo cercato di investire nel territorio con questo. Noi siamo al sesto piano sanitario regionale. Parliamo della valorizzazione degli infermieri, io ancora ho una pendenza come unità di degenza infermieristica al giudice ordinario, perché tranne che l'ordine, nemmeno i sindacati hanno valorizzato un'esperienza innovativa sulla valorizzazione. Voglio dire, si può fare, però è necessario mettere insieme alcune questioni che io proverò a dire. Innanzitutto i commissariamenti, le regioni in piano di rientro. Vabbè, ma se non ci fossero stati i commissariamenti, noi avremmo mantenuto in equilibrio il sistema. E quindi i commissariamenti in un certo momento sono stati necessari. Adesso certo c'è una fase che bisognerebbe superare. Il grosso investimento sul management sanitario, va ricordato, non è che qui sono tutti grassatori, no? Chi ha lavorato bene nelle direzioni, nella formazione, anche in un sistema quasi di autodidattica, perché non è che ci hanno insegnato il management innovativo sui libri di testo, abbiamo con esperienza, con sacrifici, con
sforzi abbiamo cercato di imparare alcune tecniche. E allora, noi per esempio siamo ancora in 500-2517, abbiamo 4 aziende e abbiamo dimostrato che dal 2011 siamo regione benchmark. Quindi vuol dire che l'ingegnere istituzionale non è necessario, non ci sono studi o come si dice o evidenze che dimostrano che quel sistema è meglio dell'altro. Ogni regione è giusto che padrona a casa sua, e anche noi abbiamo iniziato questo discorso del 116, però alcune politiche nazionali bisogna mantenerle omogenee, perché sennò il sistema crolla. Questa è la sfida, andare nell'implementazione della maggiore organizzazione a livello locale e però mantenere una cornice di servizio sanitario universale e pubblico. E allora io mi sento di condividere le premesse che faceva il ministro Lorenzini, ma anche quello che diceva Mattarella, non c'è una incompatibilità però ci sono dei limiti sia nell'uno che nell'altro. Per esempio nel modello dell'azienda unica centralista, cioè unica azienda zero, io intravedo alcuni elementi di criticità. Per esempio la possibilità di non riuscire a motivare bene il management, il middle management, e quindi bisogna mettere in piedi dei sistemi organizzativi e formativi che facciano sentire il senso di appartenenza, perché il pericolo della grande regione che gestisce è quello che ha fatto lo Stato, cioè dall'alto gestisce tutto e poi non abbiamo il ritorno a livello locale. Quindi bisogna trovare un sistema che riesca a centralizzare alcune strategie, non gli acquisti centralizzati, nulla. Come dicevo prima, ne facciamo dal 2000, l'abbiamo fatto con l'azienda di Capofila, l'abbiamo adesso fatto con consorzi house di salute, e non è questo il problema, però bisogna saper motivare il management del mare. Ci sarebbero tantissime cose, però una cosa la voglio dire, è quella del discorso dell'università, dei rapporti con l'università. Nessuno affronta in maniera seria, non solo sull'aspetto formativo, e io condivido al 100% quello che dice Marco, che ha detto questa mattina l'altro collega, però, e quindi sostanzialmente qualora non ci sono le risorse, chi è laureato in medicina entra nel lavoro immediatamente, noi lo formiamo, prenderemo tutte le regole. Però quello che c'è un altro aspetto, è l'aspetto come il servizio sanitario nazionale si integra con l'università, con il discorso delle aziende miste integrate. Lì il discorso, è abbastanza serio, bisogna rivederlo in modo da 517, nessuno ne parla, come viene le carriere universitarie, l'apicalità universitaria all'interno delle strutture, anche l'egemonia che può avere l'università senza avere i professionisti all'interno di alcune discipline rispetto al ruolo di comando e al discorso del rettore rispetto al presidente della giunta regionale. Questo aspetto va rivisto e va cercato di renderlo più omogeneo e più innovativo rispetto ai bisogni organizzativi che noi abbiamo sul territorio. Cioè non è detto sostanzialmente che la formazione specialistica competa solo all'universitario, all'associato, ma bisogna anche valorizzare in maniera seria chi sa fare e chi ha esperienza in vari settori, non solo ospedalieri ma anche territoriali. Non aggiungo molto sul discorso del territorio come elemento centrale. Noi stiamo cercando di fare, noi abbiamo però anche qui maritati, io tanti auguri, l'ho visto prima, cioè non possiamo pensare, e ci sono qui rappresentanti, a pensare a una convenzione burocratizzata come è stata fatta fino adesso, perché poi dopo le chiacchiere stanno a zero, è difficilissimo. Noi abbiamo fatto dei miracoli con i nostri colleghi di medicina generale per organizzare la FT, per mettere la continuità assistenziale nell'arco delle 12 ore, per tenere aperti gli ambulatori, ma la convenzione, ragazzi, di una complessità e anche di una corporativizzazione che ormai deve essere superata, come deve essere superato il contratto della dirigenza medica. Anche qui sostanzialmente sviluppare le soft skill, le hard skill, ma non possiamo fare la gerarchizzazione primario assistente aiuto, perché a volte ormai è chiaro che magari un professionista che è primario è bravissimo nella sua professione, ma dirigere e organizzare una struttura proprio non c'ha alcuna competenza, e quindi noi dobbiamo rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro. Questi sono i problemi, ma
queste derivano da un contesto nazionale, voi potete fare tanti 116 possibili, ma sarà molto difficile scardinare se a livello nazionale non c'è qualcuno che politicamente condivide queste questioni e le risolva. Finisco dicendo, noi siamo al settimo piano sanitario regionale, non mi sembra che tirino buona aria in Italia, mi sembra sostanzialmente che chi fa l'innovativo o il cambiamento sta ritornando a un localismo esasperato a livello locale. Adesso per esempio coloro che gridano all'innovazione eccetera ritornano sulle guerre di campanile tra l'azienda ospedaliera della provincia di Perugia e quella di Terni, e chi mi sembra cavalca queste tematiche sono quelli che hanno più bisogno di un consenso locale e che hanno minore esperienza nel campo politico. Questo è lo scenario, ma io credo che noi abbiamo ormai tutti i geni per poter fare ancora della sanità pubblica davvero una grande risorsa. Grazie. Grazie, dottor Mandi. Tanto una stoccatina al MIUR, vedo che ha rinforzato così la riflessione di Domenico Mantoan. E poi, meritati buon lavoro a questo punto, se non avrai proprio terreno facile, ecco. Qui si parla solo di territorio, oggi abbiamo parlato, ieri praticamente, però c'è anche, dobbiamo dimenticarci che c'è la parte ospedaliera, giusto? Le aziende che rappresenta Fiasso, ormai sono arrivate più di 140 su 170, sono prevalentemente territoriali, quindi non è che io posso parlare solo dell'ospedale, c'è la separazione, ma sono delle aziende. Oltretutto una separazione che non c'è più in Lombardia, perché le aziende ospedaliere hanno incorporato il territorio, quindi in questo momento si è ricreata una situazione che le ASST sono in realtà delle aziende territoriali con dentro l'ospedale. Quindi diciamo, le differenze che vengono sottolineate sono differenze di un passato che ormai veramente è lontano. Io sono il più vecchio direttore generale come età di direzione, perché sono cominciato molto ragazzino e sono già vecchio, però la differenza tra l'azienda lombarda, l'azienda emiliana, l'azienda non sta più nelle differenze di quegli anni. Quindi la premessa a qualsiasi soluzione è: le aziende sono solo quello che, nella modalità che è propria del dottor Mantoan, di dire le cose che sono provocatorie ma che vanno direttamente, è solo quella congrega di matti che 20 anni fa volevano decidere tutto il lunedì mattina e avere solo il controllo dei revisori una volta al mese? No, non è mai stato così. Cioè, noi siamo sempre stati dominati dai governi regionali e abbiamo sempre lavorato nel rispetto della lealtà del fatto che lavoravamo per il sistema regionale. Ed è questa stata la chiave di volta che ha fatto tenere la sostenibilità del paese, perché noi abbiamo passato colori politici diversi a livello nazionale e regionale, abbiamo avuto esperienze di centralizzazioni regionali dal 2000 in poi forti, ma anche di centralizzazioni nazionali. E come siamo abituati a fare, non buttiamo niente del maiale, noi abbiamo fatto di tutto questo una virtù. Cioè, il DM70 per noi non è stata una gabbia solo, è stato un modo di accelerare delle modificazioni organizzative, che venga a parlare dell'ospedale, che erano già nei fatti, perché noi il tema degli accorpamenti per numerosità di interventi, del rischio clinico per chi faceva 20 mammelle e la necessità di fare le breast unit, ce lo siamo posti ben prima del DM70. E quindi la ricchezza che ha rappresentato l'azienda all'interno dei servizi sanitari regionali è sempre stata quella di anticipare l'innovazione. A volte siamo riusciti, a volte no, incorporare la guardia medica cosiddetta dentro quelle che sono le aggregazioni mediche delle varie della medicina generale, e è un'esperienza che noi abbiamo fatto in tante aziende, abbiamo già confrontato fra aziende di diverse regioni. Questa differenza regionale noi non la viviamo, noi sentiamo che le difficoltà sono uguali dovunque,
ci hanno detto che siamo con le stesse difficoltà a livello internazionale di sviluppo di sistemi, figurati. Quindi noi pensiamo di non essere mai stati contrari a qualsiasi non abbiamo rivendicato. Che cosa rivendica un manager nominato dalla regione rispetto all'autonomia? Se non ci mostrasse diventa e se ne va, diciamo, la proprietà è così, non è che noi rivendichiamo questa cosa, rivendichiamo il ruolo importante che abbiamo avuto nel rendere possibile questa innovazione che ha reso possibile la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E mi riferisco ad alcuni temi che abbiamo introdotto nel governo del farmaco, nel governo dei processi e dei percorsi di cura, nelle riorganizzazioni ospedaliere, specialmente nella innovazione di tante orizzontalità che si sono create nell'azienda e che adesso mettiamo sotto il nome middle management, perché sono quelle che stanno facendo quotidianamente quell'innovazione che ci viene proposta. Allora, io parto delle quattro cose che dico, i temi delle soluzioni, partendo da un dato di fatto. Le centralizzazioni sono avvenute dovunque e quindi io credo che la FIASO ponga a livello nazionale a tutti di studiare, continuare a studiare questa forma di holding che si sta creando dal basso, più dal basso o dall'alto, con accelerazioni come quella del Veneto, ma che sono interessanti da capire e da spiegare per il secondo tema importante. Quindi, se da un lato c'è bisogno di riconoscere che dovunque si sta, e diciamolo, i commissariamenti, io adesso non vivo più in una regione come l'Emilia Romagna, sto in una regione del Lazio, il commissariamento del Lazio fa ereditare alla fine del commissariamento delle operazioni, delle funzioni centralizzate che sarebbe assurdo restituire alle aziende, non ha nessun, per quello che diciamo il Lazio in questo. E noi direttori generali ci dobbiamo porre in una situazione, in una sensazione di creare quell'integrazione che fa della holding un elemento di ricchezza, non farci depredare, per carità di Dio, da funzioni, discutere con l'azienda zero o con quelle che sono le centrali, diciamo, in Lombardia per esempio sono plurime, ci sono delle centrali di governo di fattori produttivi, ci sono le attivesse, sono anch'esse forme di governo che in Veneto stanno per esempio tutte dell'azienda zero, mentre in Lombardia sono allora queste sono in varie aziende. Ebbene, queste sono cose prima di tutto che vanno portate a sistema. Noi non dobbiamo più discutere azienda sì, azienda no, manager sì, manager no. Il manager è una ricchezza che ha fatto questo paese, che è un po', come dice lui, un po' autodidatta. E qui vengo al secondo tema. Se da un lato dobbiamo capire apertamente e condividere nel confronto delle esperienze regionali chi è andato più avanti, chi è andato in una direzione o nell'altra, ma tutti stiamo andando verso le holding, perché non c'è più possibilità di muri fra le aziende, quindi che le distrugga la regione nel nuovo modello organizzativo o che noi li rendiamo permeabili, questi confini non esistono più in maniera così definita, perché se no non ci sarebbero le innovazioni centrate sul paziente, centrate sui percorsi, centrate sugli accorpamenti, centrate sulla qualità e evitare il rischio clinico. La seconda cosa è quella della formazione, cioè quello che mi pare assurdo, che una volta che bisogna dare per scontato che l'azienda è stata addirittura, è diventata una forma in cui far l'azienda, che a me pareva una cosa così strana, l'azienda zero, un'azienda sanitaria come le altre, in realtà oggi abbiamo capito, non dimentichiamoci l'IVA che paga l'Ester, che non è un altro tema bello differente, insomma, di fare degli enti strumentali che poi diventano fuori dal sistema sanitario. Se al primo momento FIASO ha pensato che queste aziende era assurdo, adesso stiamo vedendo che per fare la holding è bene che ci sia anche un direttore sanitario e un direttore amministrativo anche. Allora dobbiamo da un lato discutere e dall'altro fare un grande cantiere di formazione, ma non per i direttori generali, e apro e chiudo rapidamente sull'albo,
l'albo è stato per noi una conquista del fatto che noi siamo dei professionisti e non siamo né dei funzionari regionali né dei politici, quindi è di per sé una conquista, però diciamo ha scoperto l'acqua calda, perché come è stato fatto burocraticamente, in definitiva gli 800 sono persone che già conoscono benissimo tutte le regioni e che forse non sono, non è stato un granché, non ha aperto al problema di chi entra nel management. Allora non è più un problema di direzione generale amministrativa e sanitaria, è un problema del middle management. Ci sta in questo tavolo chi partecipa con me a questo forum del middle management, che ha proposto Fiaso e che quindi andrà più specificamente. È chiaro che noi stiamo lavorando sui profili del middle management e poi sulla formazione. Non si può più pensare di decimare quello che viene etichettato come amministrativo e che invece deve essere il supporto. Poi discuteremo se è meglio collocarlo centralmente o se in parte deve rimanere nelle aziende o se in parte sta nelle aziende, ma quel middle management va riconosciuto, va profilato e su quel profilo va costruito dei percorsi di formazione molto orientati alla pratica, all'esperienza. La terza cosa è il tema di governare l'innovazione